Four boats were sailing up the main canal towards the Grand Lagoon to the north. Frost was all around, newly frozen by the sudden cold of the windless night. I slowly get near Torcello, along the canal that separates me from Burano, and I recall Ernest Hemingway, the expectant ambience of his novel set in these areas. When Hemingway started to write it, it was years since he had published his last novel. To get inspired and focused, he decided to move to this small island, hidden among the sandbanks of the northern Venetian lagoon. Getting out of the ferry, I immediately understand the reason for his choice. Silence is the first thing that affects me. A deafening silence, a relief from the glowing bustle down the crowded Calais of La Serenissima, where many different languages echo. Torcello, remote and distant from the main tourist destinations of Venice Old Town, yet it hasn't always been like that. Torcello ha avuto una sua fase di grande importanza e di centralità in quelle che sono state le dinamiche socio-economiche, umane, di vita nella laguna. Torcello è una sorta di, come dire, di punto di intermedio tra la terraferma, tra le linee di costa dove Altino si affaccia e il mare aperto, che è sostanzialmente il veicolo delle relazioni e dei commerci. The sole pedestrian road to the center of the island leads me to a picturesque piazza surrounded by religious and civil buildings, the Palazzo del Consiglio and the Palazzo dell'Archivio. The two buildings now housing the Torcello Museum and its medieval and archaeological finds, a collection that protects the vestiges of the first inhabitants of the lagoon. From the Paleo Vente to the Romans, but also of Torcello's long life in late antiquity and in the Middle Ages and of all its following transformations. E quindi noi troviamo in museo questa raccolta, per esempio, di bronzetti paleoveneti, che sono piccoli bronzetti votivi che erano caratteristici dell'espressione della devozione dei veneti antichi nei confronti delle divinità locali. Altino è un dio eponimo della città, e dove una delle cose più frequenti è quella dell'uomo a cavallo, del guerriero a cavallo, dove i veneti appunto manifestano attraverso la presenza del cavallo, da un lato le loro origini indoeuropee di questo culto del cavallo, ma anche della loro rinomanza proprio come allevatori di cavalli, che è nota e che anche durante l'epoca imperiale, insomma, una delle caratteristiche dei Veneti, gli allevatori dei cavalli. The archaeological collection housed at the Palazzo dell'Archivio includes some odd finds considering the place where we are. È una piccola collezione di reperti egizi, sono per lo più sciabti, horus, quindi oggetti che sicuramente provengono da acquisti di collezionismo, non da reperimento in loco. I realized that the rooms of these two buildings contain the entire story of the island of Torcello. The treasures are manifold. C'è un'altra testimonianza musicale ed è un bronzetto, sempre un bronzetto votivo, che però siamo certi che è stato scavato qui a Torcello, nella zona di San Pieretto, ed è il suonatore di siringa, è una piccola figurazione di un personaggio vestito con un gonnellino svasato, una cuffietta rotonda, e che appunto sta suonando una siringa, che è sostanzialmente uno strumento a fiato composto di varie canne, e che appunto in questo atteggiamento di suonatore. Scavando la tomba si è rinvenuto questo riccio di terminale in avorio, un unico blocco costituito da due blocchi, il riccio e il nodo di aggancio al bastone, quindi un peso anche significativo, e soprattutto una produzione che è quella sicula araba, che è una produzione particolare e di grande livello artistico, e quindi anche oggetti che stanno a significare la ricchezza anche delle persone che gestivano il potere ecclesiastico nell'isola. Un altro elemento di grande significato dell'arredo della basilica è la pala
a Paladoro. I mosaici che conserva il museo sono delle parti del mosaico della Basilica di Santa Maria Assunta, che sicuramente si rifanno a una tradizione, a un'iconologia di area bizantina, ma che sono di produzione veneto-bizantina, diciamo, quasi sicuramente di artisti veneti, di veneziani, anche se, come si suol dire, informati della cultura bizantina. Admiring the sunset while I'm going to leave this silent paradise enclosed by a handful of buildings, Cecilia's words echoed in my head and her love for this island to be dreamt of and listened to in silence. Quello che trovo io a Torcello è un luogo fuori dal tempo, fuori dalla modernità, fuori dalle dimensioni abituali, fuori anche dal modo di vivere il turismo. È un posto dove la devi immaginare, devi ricostruire, devi evocare le memorie e le cose che non ci sono più e devi accettare il fatto che non è al di fuori degli schemi, al di fuori dell'abitudine, però è un'oasi di pace. Io la vivo così, soprattutto quando poi ci sono certi momenti della sera o certi momenti dell'anno in cui le persone sono veramente poche, perché è una comunità fatta di 9 residenti e quindi veramente un luogo a sé, che devi essere disposto a vivere così, dove c'è veramente pochissimo. E io ammiro fortissimamente queste persone che riescono a vivere ancora in questo posto amandolo pazzamente, perché è davvero difficile. Mm-hmm.